Calogero da Agrigento, cioè non so neanche come faccio a essere contento di chiamarlo, perché già so che cosa mi aspetta, ma intanto ci provo. Sto fatto che oggi abbiamo sentito le telecamere, mi piace, mi rigiro. Allora, signor Calogero, mi sente? Vediamo se è in collegamento, ma tanto lo ripeterò 4-5 volte. Calogero! Io non capisco. 70 anni che sei a solitario, c'era nessuno sempre a tutti, e aveva la rumba e la minchia, se carte, che... Signor Calogero! Che cazzo è andare? Cornuto dove sono vero! Signor Calogero, quando buongiorno! Ehi, quando mai? Minchione però! Beh, assistiamo a un momento di... Ah, fangolo, che sei secco! No. Signor Calogero! Fangolo puro! Lasso le coppe, va fangolo puro! Benissimo, signor Calogero! Signor Calogero, buongiorno, sono Vittorio Cassarati, Limitati Network. Ogni settimana! Perché se collega, vuole che sogni in un momento? Che minchia voto, ma te, tu ti chiedi le pagole! Lasci stare il cane, quando vengono chi della Lega scatta la querela, il cane ci ruba la minchia, mattina no, Calogero, scatta la querela, te ne chiede nelle pecore, io ti accattavo perché ti attenere le pecore senza che ti metti la faccia di minchione far contare secondante. Sì, vabbè, ma lo tratti un po' meglio, povero cagnolino. L'ho trovato in un momento di solitario, dice. Sì, si sta facendo. Un momento di solitario perché il cagno sta bevendo che una nave. Un bel solitario, si sta bevendo. Sta pulizzando un terreno, sta pulizzando. Ogni settimana portato al lato lavaggio. A me puoi 10.000 nella botte. No, le puoi. Io 10.000 in 10 mesi di travaglio di rompere il culo. Le faccio. Signor Calogero, non so se è il caldo o il sole, ma oggi la vedo. O forse il vinello che le fa uno strano effetto nello stomaco. Che è vinello d'annata. Scingiamo con chiedevo, è un vinello di annata? Chi so? Sì. Che so, signore? Come se giovani? È già imbottigliato, attorno. Ma sei già pronto che ci mettiamo un prodotto chimico? No, no! Che è proprio da lui. Che cosa? La ricotta con l'insetticida, il vino col prodotto chimico e bustino. Ma tanto non sento nulla, mi chiamano. Tre, quattro in Sicilia ci sente. Beh, mi auguro che non lo debba vendere questo vino. Ci stava dicendo, ma che succede, signor Calogero? Ragazzi, oggi un collega... Che minchia, no, c'è il collega! Un affare è arrivato il difensore! Si rompe legna l'aereo! No, è arrivato il difensore del... Ma scusate, se non parlando, sono un momento, sono un momento, c'è una mogliera che cagna, Rose! C'è cosa che cangi cane praticamente fisso compleanno! Ho capito! E ogni volta che fa il compleanno si mette a cangere! Che minchia ci cangi! No. Andava a crescere tutto! Vabbè, ma se il cavallo mi sbaglio! Ma così! Minchia ti chiudo niente! Ma come si può segregare una povera donna in casa? È una cicca di carne! Signor Calogero! Ma cosa ha regalato lei alla moglie per... Cosa ha regalato lei alla signora per... Che e allora può essere anche che sia un po' seccato. Anzi, dai, resta che la cugna fa sogno vecchio, forse la signora si aspettava qualcosina di più, un cadeau. Ma che ti aspettava? Ogni anno ci ha fatto un regalo. L'anno scorso. Ci fece fare follie. Mi dica. Ci regalavo niente di meno che un costume intero. Pigliere a mare, tu immagini? Scostumata! Minchia, ci va con costume, s'angela! E quest'anno niente, neanche un cadeau. Quest'anno niente. Va bene, signor Calogero! Siccome sinceramente si fece tardi, giusto? Sì. Calma Renesce la minchia da salutare! Non sta capendo più niente! Non beva più quel vino perché le fa un effetto. Ma sogno tranquillo, lungo, no? Minchia zitto, forse per Renesce, no. Ma non è il momento, signor Calogero! La vorrei pregare di darci. Un attimo, ciao, posso dire una cosa sinceramente, però proprio perché siamo in ambito di amicizia. L'è caduto ma sta facendo un culo vero, ma che minchia!